No la sprecherò. Non ho più spazio. Continuo a trovare batterie. A cosa servono? Laggiù!
sfortuna. Una batteria, identica alle altre. Devo capire come funzionano.
servirà presto. Sono fradicia per la neve sciolta. Mi servirà per il viaggio. Cosa significa vivere al tempo della prescelta? Quegli assassini infedeli hanno portato il massacro nella tribù, ma non sfuggiranno alla giustizia della madre. La Dea l'ha scelta dentro la montagna sacra.
Non si sa mai quando potrebbe servire. Piano, piano. Non si è mai troppo preparati. Questo posto antico. Ormai non ci vengo da anni. Chissà che cosa trovo. Hai bisogno di un carretto. Quell'area laggiù. Se riesco a entrarci, ora che sono cresciuta. Una quinta batteria. Devono servire a qualcosa.
Ci siamo di nuovo. Chissà cosa c'è qua giù. Non è una taverna. Sono rovine. Un'interfaccia olografica. Credo che i predecessori usassero numeri simili per indicare l'ora. A questi dispositivi mancano le batterie. Devo trovare le batterie per farli funzionare. Bene, ci sta. Ne devo inserire ancora una. E siamo a due. È una specie di codice. Forse c'è un indizio qui vicino. Forse ci sono altre informazioni qui intorno. Qualcosa che mi suggerisca come funziona. Sembra che abbiano quattro posizioni differenti. Forse se mettessi le cifre nell'ordine giusto... Fatto. Controlliamo la porta. Sembra che quelle morse blocchino l'armatura. Devo solo trovare il meccanismo che le alimenta. Devo installare queste batterie. Così dovrebbe funzionare. Ancora due. Ne manca una. Ci siamo. Questa è l'ultima. Si è acceso. Altri numeri. Forse esiste una specie di schema.
Diamo un'occhiata a quell'armatura dall'interno. D'accordo, vediamo cosa posso fare con questo materiale. Vedo l'ora di tornare a casa e andare a letto. Un pasto, un bagno e una birra.
Che piacere vederti. Sì, mi ricordo di te. Hai trovato i recipienti che cercavo? Per quale rituale servono questi recipienti? Credo che avessero uno scopo rituale, usati insieme ad altri pezzi simili. Alcuni credono che servissero per le cerimonie del tè, altri che contenessero essenze sacre e oli per le preghiere. Ma io credo che fossero usati per l'usanza solenne di farsi la barba. Uno per l'acqua, uno per la lozione e così via. Ogni fluido nel suo recipiente, applicato magistralmente sul viso a ogni passaggio del rituale, doveva essere entusiasmante. Ma quale recipiente serviva a cosa? Devo scoprirlo, devo continuare la mia ricerca. Sicuro che la gente non li usasse per bere? Bere? Da una maiolica così finemente elaborata? Non essere ridicola! Sì, facciamo in fretta. Devo lavorare. Ti lascio alla tua caccia. Rovista bene nelle rovine. Cosa vedono i miei occhi stanchi? Una cacciatrice. È così. Vieni, parliamo un po'. Di entrare nelle guardie della città. Ho inviato un messaggero alla conquista per informare tutti. Se avrete bisogno di qualcosa per i preparativi, chiedete pure. Non ci... Felice di vederti. Non ci sono parole per Ersa. Sapere che è viva e poi perdere la speranza è crudele. Ersa non vorrebbe troppi discorsi. Vorrebbe che trovassimo Derval. Ha detto che parlava di fumo che ricopre il sole. Digli che cosa hai scoperto. Una lettera. Parla di un carico di vampa spedito a un deposito qui. Solo che non era indirizzata a Derval. Ma a un certo Elund il Forgiatore. Questo nome vi dice niente? Mi suona familiare.
Sì, è un signorotto. Gli Oseram hanno comprato diversi edifici in tutta la città, compreso uno a quel nome. Fammi pensare, è al confine della messa, vicino al tempio. Era un negozio, ora potrebbe servire da deposito. Se Derval ha usato quel nome per comprarlo, potrebbe essere perfino lì. Radunerò i miei uomini. Ci vediamo là. Eren, aspetta. Ricorda che nessuno odia Derval più della tua tribù. Gli altri clan pagherebbero pur di averlo. Prenderlo vivo, per usarlo come merce di scambio, non puoi dire sul serio. La nostra sicurezza dipende dal mantenere la pace. Se si presenta l'occasione, prendetelo vivo. Consideralo un ordine. Aloy, un momento. Grazie. Quando abbiamo parlato, Eren ha sorvolato sui dettagli della morte di Ersa. Comprensibile, certo. Ma ora che sono solo con la mia immaginazione, penso sempre a quei dettagli. Tu eri lì. Ha sofferto. Non è lei quella che soffre adesso. Sei tu. È morta prima che poteste dirvi addio. È così ovvio? Hai ragione. Rimugino sul mio dolore, non sul suo. E c'è solo una cosa che può aiutarmi. Trova Derval e portalo al mio cospetto. Risponderà dei suoi crimini. Ok. Ma sventata questa minaccia meridiana, ce n'è un'altra in agguato. Dobbiamo parlare dell'eclissi. Lo faremo. Promesso. Preferibilmente senza amici o famiglia, ma non metto paletti. Salute, straniera! Sono Vilgund. Sei venuta in città in cerca di lavoro? Frammenti facili, abbastanza per degli abiti più degni di te. Va bene, finiscila se vuoi che ti ascolti davvero. Beh, io volevo solo dire che una donna ben forgiata come te... Ho sentito qualcosa di interessante su un campo Banuk. Macchine addomesticate, pare. E così ho ingaggiato uomini per indagare. Indagare e basta. Quei Banuk sono furbi, molto furbi. Li ho pagati per metà in anticipo. Dopodiché sono spariti. Così ora ingaggi qualcuno per trovare i tuoi uomini? Quelli sono costi persi. Sono le voci che mi interessano di più. Allora, si dice altro sull'accampamento? Finora mi hanno chiesto tutti solo della ricompensa. Sei sveglia, tu. Non è così grande da essersi fatto un nome, lassù dove la neve non si scioglie. Si dice che i Banuk del posto vivano con le macchine. Pacificamente, Le allevano, le adorano. Fosse così... Se imparassimo come fanno, pensa a quanto potrebbe essere prezioso per tutte le altre tribù. Quando dici prezioso, intendi che ti farei pagare? Ehi, non vivo mica d'aria. Che cosa puoi dirmi sui Banuk? Le donne Banuk. Streghe di neve tutte. Gelidi gli occhi e gelido il... Scelgono di andare a vivere a Ban-Ur.
Al gelo. Dovresti provare a parlarci. È come spaccare il ghiaccio con le mani. Preferiscono la compagnia delle macchine. Ecco perché scommetto su queste voci. Forse non vogliono che gli stranieri sappiano di questo posto. Fanno i mistici. Niente beni materiali, niente lusso. Tutte fandonie. Nelle loro tasche c'è più denaro che neve in inverno. Sei una specie di mercante. Non vedo alcuna merce in vendita. Più un esploratore. Ma mandi gli altri a esplorare al posto tuo. Va bene, sono un opportunista. Ragazza, Nora, cacciatrice, viviamo in un mondo di opportunità. Opportunità rischiose. Ma perché il rischio dovrebbe ostacolare i guadagni per quelli come me? D'accordo. Sono un giocatore d'azzardo. Se volessi verificare queste voci... Non dovresti arrampicarti fino in cima al mondo per farlo. È al confine con la terra dei Banuk, sotto l'incudine della luna.
E mi sembra che tu sappia come muoverti nel selvaggio est. L'est. Se è vero che camminano fra le macchine senza alcuna paura al campo, beh, non puoi perdertelo, no? Pagamento al ritorno. Il posto è questo. Sei a casa, Derval. C'è una sorpresa per te. O lui ha una sorpresa per noi. È una bomba. Non mi sembra grande. Ma basta ad ucciderci. Bene, starò zitto. Vampa, deve esserci una perdita al piano di sopra. Parecchia vampa. Se la bomba di sotto esplodesse, sarebbe come Derval ha promesso. Il fumo oscurerebbe il sole. E la città finirebbe in fiamme. Deve esserci un modo per fermarla. Sembra un supporto di legno, non molto solido. Aiutami a spingerlo fuori. Ok. Forza bruta, nessun problema. A che serve? A salvare la città, spero. Ma quando la vampa cadrà, scappa. Perché innescherà la trappola sulla bomba al piano di sotto. Sopravvivremo. Probabilmente no. Ora spingi. Era l'unica occasione di Derval e Meridiana è ancora in piedi. Non è finita. Derval voleva che Avad guardasse. Impossibile. Dovrebbe entrare nel palazzo ed è ben difeso. Torniamo indietro per sicurezza. Io guardo in giro. Forse gli uomini di Derval hanno lasciato qualcosa. Ok, tranquillo. Se prova a entrare a palazzo, è finito. Suoi servizi. Prometto che non farò nessuna domanda. Create una catena umana. Dicono che qualcuno ha lasciato chiusa una candela. Tracce di stivali. Sono un po' sporchi di vampa. Avventurieri! Preferibilmente senza amici o famiglia. Ma non metto paletti. Ottime merci al giusto prezzo. Lascia il re. Ma cosa? Non sentivo un'esplosione del ottime genere dalla libertà. Hai un momento per parlare di raffinatezze? C'è del fumo che risale dal confine di Meridiana. Sono sottofatto. Le tracce proseguono dentro. Un altro dei nascondigli di Derval.
Deve essere qui che Derval ha assemblato il detonatore. Oh no, ha scavato un tunnel nella parete. Derval è riuscito a entrare nel palazzo. Avrei tanto voluto vedere il dio del sole in ginocchio. Smettila di lamentarti. Bisogna proteggere le retrovie. Bisogna proteggere la tua retrovia. Sarà d'aiuto. L'erede di un re pazzo che si dimena. Mi hai privato del diritto di uccidere tuo padre. Quindi dovrò accontentarmi di te. Mi divertirò a vedere Karja bruciare. Soprattutto perché tu assisterai insieme a me. Di addio alla tua meridiana, Avad. Respira il fetore e soffoca nelle ceneri. Qualcosa non va. Io non ho sentito niente! C'è del fumo che sale dal margine della messa! No! Dovrebbe essere un inferno! E non il fumo di un carbonaio! Dovrei viaggiare leggera. Cos'è stato? Ah. Tu devi essere la Nora che ha attaccato la mia base. E disattivato la tua bomba. Sei stata tu? Beh, bomba o meno, imbratterò quel trono con il sangue. Prima il tuo, poi quello di Avad. Ho avvistato qualcosa! Possiamo muoverci! Ho un re sole da uccidere! Non è ancora finita, strega! Fa sempre combattere le sue idee.
Non è ancora finita, Nora. Come ogni inventore, Oseram che si rispetti. Io ho sempre un terzo piano. Dovrei lasciare qualcos'altro.
Anche se vorrei che Ersa fosse qui per ucciderti, non mi spiacerà farlo io. Ma avanti! Non ho paura! Ma visto che si tratta di te, Erend, fallirai! Io so qual è la tua paura. Tornare a Prima Fonte in catene. Ogni clan della conquista ti vorrebbe morto. E sa come farlo in modo doloroso. Farebbero a gara per il privilegio. È proprio da te lasciare che gli altri uccidano al tuo posto. Silenzio. Sei nelle mani del Re Sole adesso. Scusa, mi serve un momento per riprendermi. Credo che Erend voglia parlarti. Devo occuparmi di alcune cose. In particolare dei miei nervi. Credo che Erend voglia parlarti. Aloy. Stavo giusto pensando a Ersa. Lei avrebbe ucciso Derval. Lo so. Ecco perché era andata a incontrarlo, per eliminarlo. Ma mi ha anche detto di crescere. Lo ammetto, un po' mi ha fatto male. Ma ne farò tesoro. E suppongo che crescere significhi fare ciò che devi e non quello che vorresti. No? A me lo chiedi. Sono certa che hai più anni di me. Già, ma non mi comporto da tale, vero? Con Derval l'hai fatto. Non darmi troppo credito. Se ci penso, aspetto ancora l'occasione per rompergli il collo. Sì, ma non lo farai. Perché sei un bravo capitano. Ora basta. Mi farei piangere. Quindi, dopo tutto questo, che ne sarà di Erend l'Avanguardia? Tornerò per un po' alla conquista. Mi metterò in contatto con il mio clan. E daremo sepoltura a Ersa. Come vorrebbe lei. E intendo meno chiacchiere e più birra. Che cosa pensi che faranno gli Oseram a Derval? Per iniziare, ne discuteranno per molto tempo. Ma qualsiasi cosa decidano, non sarà rapida. Me ne farò una ragione. In effetti, potrei passare dalla sua cella sotto il cerchio e ricordargli cosa lo aspetta. Beh... Lo so, ora devi andare. Assassini da scovare, macchine da domare. Tutto prima di colazione. Sai una cosa? Quando ti ho visto pensavo fosse un bel colpo parlare con una bella ragazza nascosta in mezzo al nulla. Ma ora capisco che sono stato fortunato ad avere un minuto del tuo tempo. Cerca di non dimenticarmi quando sarai là fuori a cambiare il mondo. Odio dovertelo dire dopo tutto quello che hai passato. Ma presto ci sarà un'altra battaglia e ho bisogno di te. Elis e i suoi fanatici marceranno su Meridiana. Non c'è riposo per gli esausti, eh? Non preoccuparti. Sarò con te. Thank you.
di rispetto. Questo. Compra quello che ti serve. Un po' di colore migliora la vita di tutti. Dai, parliamone insieme. Trovi gli Osram a per... Compra quello che ti serve. Vecchio regime. Ci sono un sacco di lavori, ma nessuno che mi piace.